Buonasera, benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo dell'altoparlante Bluetooth della Dodo Cool. Ecco, è arrivato questo piccolissimo altoparlante della Dodo Cool. Andiamo subito a vedere com'è fatto. Cosa abbiamo all'interno della confezione? Abbiamo un cavettino micro chiuso per la ricarica, un manuale di istruzioni, ma non è particolarmente difficile, vengono indicati fondamentalmente quello come è realizzato. Praticamente, come potete vedere, c'è la parte dell'altoparlante, il tasto posteriore, l'ingresso, abbiamo l'indicazione dei LED, il microfono. Molto semplice, ed ecco qui la nostra cassa che è molto divertente perché è veramente piccola, è minuscola, appena 3 watt, pazzesco, una struttura esterna in metallo, veramente super compatta. Premiamo il tasto in basso. L'ultimo beep che avete sentito è l'accoppiamento con il telefono perché l'avevo già accoppiato. Molto semplice, un LED di stato posteriore. Molto molto carina e andiamo subito a sentire come suona. Troviamo il nostro dispositivo, come vedete, Dodo Cool DA84, lo connettiamo, molto semplice. Pazzesco. Abbassiamo l'audio, veramente pazzesco. Appena 3 watt, una potenza notevole per questa cassa piccolissima, non ha nulla di particolare come come dire, prestazioni o tasti aggiuntivi, applicazioni, eppure è veramente molto potente. Un'altra caratteristica curiosa di questa piccola cassa è la possibilità di poter utilizzarla tramite il tasto di accensione e anche un tasto funzione, di poterla utilizzare come scatto remoto per il vostro smartphone. Adesso abbiamo collegato proprio il telefono, andiamo a premere. Come vedete, scatta. Sentiamo magari il suono. Bellissimo, è utilizzato come scatto remoto. È una feature carina. Devo dire che, considerate le prestazioni e il costo, che comunque è contenuto, molto pratica, portatile, carina, un bel design, tutto in metallo, molto semplice da accoppiare, audio davvero forte, appena. Come c'è scritto anche nel manuale, appena 3 watt, una batteria interna da 300 mAh, non è tantissimo, ma è anche vero che è molto molto piccola, collegamento Bluetooth 5.0. Quindi, che dire, assolutamente consigliato.